Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Si è presentato all'interno dello spiato appartamento di Cinecittà da poco eppure sta già collezionando il disprezzo di tantissimi telespettatori e anche di qualche concorrente del Grande Fratello 2023. Sono dei giorni che Alessio Falsone prende in giro Federico Massaro. Il video pietoso ed il fastidio di Perla Vatiro. In breve tempo Alessio Falsone ha dato mostra della sua scarsa pazienza, almeno quella che proprio non si è vista al Grande Fratello 2023, e di quella che molti stanno definendo arroganza. Soprattutto contro il coinquilino Federico Massaro, sensibile e fragile, sotto determinati aspetti, come tutti. La scena patetica. Grande Fratello. È bufera dopo le parole di Alessio. Tutto è iniziato quando Alessio Falsone si è scagliato esageratamente contro Federico Massaro perché gli avrebbe rubato le proteine. Insomma, roba fondamentale nella vita. Mi dispiace se è insicuro, però non deve farmi passare da cattivo. Ma potrò ridere di uno che si mette a fare combattimenti da samurai senza avversario? Usa il vittimismo come arma. Non si fa. Poi se ha avuto da ridire con me, con lui, con quello, con lei, con l'altro. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, si era sfogato poco dopo la lite. Tra le tante tensioni, il peggio è arrivato ore fa, quando la new entry del Grande Fratello 2023 ha deriso i dolori del rivale. Il vento gelido mi ricorda quando i miei genitori mi hanno abbandonato sull'Everest. Mi ricordo quando i compagni mi picchiavano, finge di piangere, scusate. Mi picchiavano in 40, tutti i giorni, ha detto a mo' di sfottò. Smettila che c'entra. Prendi il posacenere che è meglio, l'ha interrotto Perla Vatiro. Anita Olivieri e Rosy Cin ridevano. C'è gente che si uccide per questo, arroganza e una strafottenza incredibili, è un tema delicato. Fede ci ha sofferto, che schifo. Scrivono diversi utenti su X invocando anche la squalifica per lui.